Sono Laura Antichi, vi presento brevemente Google Classroom dalla parte della docente. Google Classroom serve per la gestione delle classi online e fa parte di G Suite for Education, una suite gratuita di strumenti per la produttività che include email, documenti e spazi di archiviazione. Progettato in collaborazione con gli insegnanti, Classroom consente loro di risparmiare tempo, semplificare l'organizzazione dei corsi e migliorare la comunicazione con gli studenti. Integra Google Drive, Docs e Gmail. I docenti utilizzano questi strumenti per le attività di condivisione e di monitoraggio delle attività degli studenti. Gli studenti organizzano, elaborano e consegnano il loro lavoro di apprendimento in Google Drive. I docenti mettono a disposizione risorse di lezione, assegnano i compiti e controllano in tempo reale se gli studenti hanno fatto i compiti e come. Per accedere a Classroom bisogna avere un account G Suite for Education, si accede dall'URL classroomgoogle.com ci si registra. Per entrare in una classe o crearne una, ti chiedono se sei docente o studente. I vantaggi di usare Google Classroom sono la semplicità di configurazione. I docenti possono invitare gli studenti per mail o con codice per la classe. Economia di tempo, immediata la correzione dei compiti online, una gestione efficace. Studenti prendono visione dei loro compiti e hanno a disposizione i materiali per lo studio e la consultazione, rispondono a questionari, accedono a schede di approfondimento, leggono gli avvisi e istruzioni del docente sugli appuntamenti, le scadenze, le cose da fare. Gli studenti possono essere abilitati ad aggiungere dei post e dei commenti. Nel browser digito classroom.google.com e accedo con l'account G Suite. Mi dice di mettere qui la password. Accedi. Ok, vedete che sono praticamente entrata e trovo visibili le mie lezioni. Ho a disposizione un calendario, una zona di lavoro per la condivisione e qui trovate tutte le mie classi che ho creato con lezioni. Ora creerò una nuova classe. La classe la creo con il più che si trova in alto, mi chiede se voglio iscrivermi infatti al corso oppure creare corso, crea corso, e classe quinta. Scrivo quindi il nome della classe. Posso spiegare, scrivere qui la sezione, mettiamo G, la sezione G e la materia, filosofia. Creo la classe. Vedete che la classe è stata creata. Ora posso cambiare il template del banner o caricando una foto oppure selezionando un altro tema. Seleziono, intanto per vedere, un altro tema da quelli che mi propone. Selezioniamo questo. Ok, quindi seleziono il tema del corso e quindi vedete che ho cambiato il mio sfondo, il mio banner. Ora mi trovo
tre sezioni, stream, studenti e informazioni. Partiamo da informazioni, qui darò una, trovo che mi ha già messo classe quinta G, qui metterò una descrizione opzionale della classe quinta G. Qui potrei indicare la stanza, è interessante però è la cartella associata alla classe classe quinta G, quindi clicco su e vedete che mi porta a Drive e il percorso è il mio Drive che ho con G Suite, poi Classroom e la classe quinta G. Qui posso condividere la condivisione tramite link, possono accedere tutti gli insegnanti anche della quinta G. Vedete che posso qui lavorare con tutti questi documenti. Ecco, ritorno quindi in informazioni trovo la possibilità di avere un calendario, di visualizzarlo in Classroom e di aprire in Google Calendar. Ok, poi ho la sezione studenti, nella sezione studenti posso invitare gli studenti e invito gli studenti tramite ad esempio, a mail, invito uno studente, ad esempio, prova, punto, studente, uno studente tipo. Studente, scusate, anitel.org, aggiungi destinatario. E lo invita. Quindi ho invitato uno studente che vedete comparire qui. A questo punto potevo anche invitare potrei invitare anche altri studenti se li avessi. Per invitare gli studenti potrei mandare agli studenti stessi che sono dentro G Suite, che hanno un account, quindi il codice del corso che vedete comparire nella parte sinistra di questa interfaccia e questo codice del corso potrei anche disabilitarlo una volta che ho aggiunto all'interfaccia tutti alla Classroom alla classe quinta G tutti i miei studenti, così nessuno può più entrare. Per quanto riguarda i permessi, ho la possibilità di far sì che gli studenti possano aggiungere post e commenti, che gli studenti possano solo aggiungere commenti, che solo gli insegnanti possano aggiungere post e commenti. Scelgo per il momento la seconda opzione, che gli studenti possono solo aggiungere commenti. Includo quindi questo corso nei riepiloghi via email che vanno al tutore, mandati al tutore e ai genitori. Ora vado in stream. Stream è la parte del flusso di lavoro della classe, praticamente, dove sono possibili, è possibile inviare dei post e creare compiti e contenuti del corso. Posso infatti aggiungere, come vedete, nei contenuti potrei innanzitutto creare un annuncio. Esempio, potrei scrivere: ricordatevi dell'uscita didattica
del 31 marzo 2017 e poi potrei anche aggiungere un argomento, creare argomento. Adesso vabbè, lo faccio così. Potrei aggiungere, ad esempio, link qui utilizzando anche Google Drive oppure caricandolo dal mio computer, non lo aggiungo. Potrei aggiungere qui anche un video, quindi un documento caricare, va bene, carico questo, ma no, che non c'entra, ma aggiungi che ce l'ho e potrei anche applicare e aggiungere ad esempio l'URL di ad esempio pensando che l'uscita didattica riguardi la visita al castello di Brescia, potrei mandare in visione un video incollando l'URL cerca ecco il castello di Brescia questo e quindi aggiungi e vedete comparire comparire il castello di Brescia e questo video YouTube pubblica, vado in pubblica, pubblica e quindi come vedete il post è stato creato. Potrei anche creare una domanda, ad esempio con domanda, qui la domanda, metto qui delle istruzioni, dare una delle istruzioni alla domanda, adesso posso dare una data di scadenza, ora e data di scadenza della domanda e assegnare un argomento. Quindi vedete che posso, mettiamo marzo, 31 marzo, l'ora, potrei mettere anche l'ora di scadenza della domanda. E poi clicco su Chiedi. Ora potrei creare ad esempio un compito e quindi le metto il titolo, metto le istruzioni facoltative, metto anche qui una scadenza, l'argomento, eccetera, allego un file con la solita modalità di prima, cioè trascino qui un file da analizzare, oppure un documento, oppure un video, oppure un link. E poi clicco su Assegna. Come ultima cosa veloce, posso andare in informazioni e invitare gli insegnanti. Ad esempio, potrei invitare Valerio Pedrelli. Anitel.org se c'è, mi dice che non c'è, comunque li posso aggiungere in questa con questa modalità, così ho un co-tutor che entra nel mio nella mia classe e per darmi per operare come opero io, l'unica cosa che non può fare è cancellare la classe. Ecco, queste sono le informazioni minime base e basilari per Classroom con la gestione e insegnante.